chiesto di essere ricandidata al mio partito lì dove ero stata eletta. Perché? Perché credo che non si debba scappare dai propri territori, perché credo che questo territorio abbia bisogno e credo quindi che sia giusto dare nuovamente il proprio nome alla conferma dei cittadini. Poi esiste un problema anche politico di centrodestra. Il mio collegio conta la metà della città, Fratelli d'Italia conta la candidatura all'uninominale in entrambi i collegi della città, quindi la città è spaccata in due collegi, entrambi hanno nomi di Fratelli d'Italia. Questo è anche un segnale all'elettorato del centrodestra. Noi nella vittoria di una città come Torino ci crediamo e non si può improvvisare all'ultimo minuto, è un lavoro lunghissimo. Io per prima lo so perché ho sempre fatto politica in questi quartieri e quindi ho visto il consenso crescere. Il consenso cresce tanto più tu accetti la sfida e quindi io accetto la sfida perché credo che sia giusto che anche gli elettori di centrodestra sappiano che in Fratelli d'Italia possono trovare quelle persone che non si arrendono, che da questa città non scappano e che credono che possano avere un futuro, che questo territorio possa avere un futuro di amministrazione di centrodestra. Prima lei ha fatto la battuta sull'Appendino, ha detto l'Appendino 6 mesi fa è scappato. Sì, io faccio una valutazione personale con tutto il rispetto dell'avversario. Chi è stato sindaco uscente, ha fatto soltanto un mandato di 5 anni e poi non si ricandida, per me è assolutamente incomprensibile. Lei sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma in 6 mesi non credo che ci siano grandissime motivazioni di cambio, se non quella di un calcolo sul fatto che esisteva la regola del doppio mandato. La verità è che il sindaco Appendino, secondo me, sapeva che poteva perdere e quindi è scappata. Io non sono una che scappa, io sono una che è tornata nel proprio collegio a farsi ricandidare. Commerciale per caro bollette è francamente un qualcosa di vergognoso e di cui la politica sicuramente si deve occupare.